momento d'oro che ha permesso di riscoprire l'affresco retrostante e dopo aver tolto la cornice dorata abbiamo ahimè avuto la brutta sorpresa di trovare centinaia di punti metallici che erano serviti per rinforzare la tenuta della tela sul telaio, sparati lungo tutto il perimetro della tela. Questo direi rozzo intervento di restauro aveva causato lesioni della tela e cadute di colore notevoli. Il primo intervento è stato il consolidamento della tela, delle fibre della tela, del colore e della preparazione. In questo modo si è potuto procedere con la pulitura, cioè con l'asportazione di tutto quello che non faceva parte dell'opera originale, a cominciare dalle vernici superficiali, per proseguire con le ridipinture e le patine causate sia dal nero fumo di candela che da polveri stratificate. Questa operazione ha permesso di ritrovare una vernice, la vernice originale stesa dal pittore a termine del suo lavoro, che conservava compattezza e trasparenza e omogeneità notevoli. Non è comune trovare una verniciatura originale che si possa lasciare, che non debba essere alleggerita perché ossidata, perché irregolare in alcune zone. In questo caso, sia pure leggermente scurita, consente una lettura corretta dell'opera, per cui è stata lasciata integra. Ecco, vorrei accennare a un particolare momento della storia del dipinto che è testimoniato da una piccola presenza, un danno fatto durante una probabile movimentazione che ovviamente non si può datare, ma direi molto antica. Movimentare tele di queste dimensioni, se non c'è una squadra giusta, non è facile, per cui è facile invece che si possano piegare. Questo è avvenuto al Gabbiano purtroppo, e durante una movimentazione si è creata una pietra che riguarda quasi tutto il lato orizzontale, quasi tutta la larghezza del dipinto. Questa piega di cui abbiamo testimonianza precisa sul retro della tela ha causato una caduta di colore, fortunatamente non per tutta l'estensione della piega ma soltanto nel centro, in corrispondenza del vestito della Maddalena e della base del collo. In quel punto il colore è caduto e fu deciso l'intervento pittorico di ridipintura, per cui il vestito della Maddalena fu ridipinto completamente, infatti era verde e non di questo colore violaceo, e anche il mantello, il manto giallo divenne più scuro, un colore improprio. Ecco. Questa, dopo aver fatto le necessarie analisi e visto che il colore sottostante originale era ben conservato, si decise con la dottoressa Agnoni di rimuovere completamente la ridipintura per restituire alla figura della Maddalena la cromia originale. L'intervento poi si è concluso con la stuccatura delle lacune e la loro integrazione all'insieme. Grazie.